A Pisa, alla Scuola Sant'Anna, c'è Job Fair, l'incontro tra l'impresa e la formazione, tra il lavoro e gli allievi. Job Fair è una nuova iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna per offrire opportunità di contatto fra grandi imprese italiane e non e i suoi allievi dei corsi ordinari, dei corsi master, dei dottorati di ricerca e i nostri collaboratori di ricerca, quindi per mettere sempre più a contatto il mondo della formazione di eccellenza della Scuola Superiore Sant'Anna e imprese di grande livello. Sono numerose e importanti le aziende, operano in settori anche molto diversi una dall'altra e in qualche caso ci sono grandi gruppi multinazionali. I giovani si districano tra i banchi, chiedono, ascoltano. Partecipano anche Davide, che è qui con noi, e Matteo, che è dall'altra parte dell'oceano, 9 ore di differenza, San Francisco, più o meno da quelle parti. Ciao Matteo, buongiorno, buonanotte. Grazie anche a voi, buongiorno. Cosa cerchi da un'occasione così? Principalmente sono venuto qui per vedere un po' com'era il mondo del lavoro, per cercare di capirci qualcosa, anche se sono al primo anno dei miei studi di ingegneria, credo sia bene sapere fin da subito cosa si va a cercare. Interessante quello che hai ascoltato finora. Sì, sì. Proviamo a sentire Matteo, lui cosa cerca dal mondo del lavoro, cosa è in grado di offrire oggi? Cosa stai facendo in America adesso? Partecipo a un progetto di ricerca nel campo della robotica, una mano per un robot sottomarino. Cosa è in grado di offrire non lo so bene, cerco occasioni per imparare, per dare il meglio di me e per mettermi alla prova. Mi aspetto di avere un colloquio sicuramente formativo e che mi dia degli spunti quando realmente dovrò fare un colloquio per cercare il lavoro che spero della mia vita. Quindi per adesso questo qui, poi in bocca al lupo a me stessa, spero vada bene. Mi aspetto di trovare delle aziende interessate a delle persone professionali e di capire anche io se l'azienda rispecchia un po' le mie aspettative nel mondo del lavoro. Mi aspetto di capire cosa loro vogliono da me, cosa loro richiedono da una persona che vada a lavorare poi da loro, quindi cosa devo andare a fare, su cosa devo, diciamo, mettermi più nello specifico a studiare, a pensare, ecco, il perfetto applicante che loro cercano. Io mi aspetto un colloquio qualificato con le aziende, la possibilità di avere informazioni circa internship e stage, perché essendo al quarto anno sono interessata decisamente a provare qualche esperienza lavorativa. Talento e ottima preparazione sono le chiavi per entrare meglio in un difficilissimo mercato del lavoro oggi? Assolutamente sì, il talento è fondamentale, e capire che tipo di talento si ha, se si ha il talento per la ricerca, il talento per diventare dei manager, il talento per diventare dei grandi medici, quindi capire il proprio talento, metterlo alla prova in un ambiente universitario, in un ambiente di grandi imprese. Questo è uno degli obiettivi di Job Fair. Cosa ha di particolare la Scuola Sant'Anna? La Scuola Sant'Anna ha la particolarità di unire lo studio sui libri alla pratica nei laboratori, all'imparare cos'è la ricerca scientifica, ma non limitarsi alla ricerca scientifica fine a se stessa, ma metterla a servizio del paese, metterla a servizio delle imprese. Quindi un continuo tra formazione, talento, ricerca, impresa. Siete pronti alle sfide di un mercato globale che sta cambiando velocissimamente? Noi siamo pronti, non sappiamo se è pronto il Paese. È evidente che il nostro Paese ha bisogno di un'economia basata sulla conoscenza e sulla scienza, quindi speriamo che il nostro Paese cambi trend e investa di più in ricerca scientifica, perché è dalla ricerca scientifica che vengono i lavori del domani, la possibilità del nostro Paese di mantenere una posizione di grande Paese avanzato. I vostri allievi, una volta usciti di qui, partono davvero da una posizione di vantaggio? I nostri allievi partono sicuramente da una posizione di vantaggio, lo dimostrano i dati, i fatti. I nostri allievi rapidamente raggiungono posizioni di prestigio nella loro carriera professionale.
riteniamo che il modello formativo della Scuola Superiore Sant'Anna sia il modello vincente per il futuro dei nostri giovani. La Scuola Sant'Anna da qualche tempo ha un suo specifico progetto di placement che da un lato fornisce strumenti utili agli allievi per instaurare rapporti di collaborazione con il mondo del lavoro, dall'altro assiste le aziende in cerca di personale qualificato. Il progetto placement ha l'obiettivo di avvicinare concretamente gli allievi al mondo delle imprese. Questo si basa su tutta una serie di opportunità di contatto, quindi incontri che realizziamo qui alla scuola. Questa prima edizione del Job Fair è in effetti l'evento più importante in questo senso, ma abbiamo anche tantissime iniziative nelle quali le aziende vengono a presentare i loro progetti di inserimento in impresa agli allievi ordinari, e quest'anno abbiamo avuto un notevole incremento in questo senso. E poi riguarda anche lo sviluppo di competenze relazionali, capacità da parte dei nostri studenti di entrare in contatto in modo positivo con le organizzazioni complesse, con le imprese, quindi aggiungere in qualche modo alle competenze tecniche scientifiche la comprensione, la capacità di appunto interagire positivamente con le aziende. Non basta studiare, non basta avere doti, bisogna fare di più. Certo, questo è un momento molto complesso, purtroppo è abbastanza alto il rischio di non riuscire a valorizzare le competenze tecniche e scientifiche che sono state acquisite nei percorsi di studi, e quindi bisogna da un lato creare occasioni di contatto e dall'altro lato cercare anche di rendere le persone effettivamente immediatamente inseribili all'interno delle imprese, cosa che non è per niente banale, perché uno studente non è abituato a interagire con realtà di questo tipo. Quali sono i primi risultati, quelli che state ottenendo? Ma intanto questa risposta molto positiva dal network di imprese, dei nostri contatti, è stato veramente incoraggiante. Questa prima edizione abbiamo potuto accogliere qui alla scuola 25 aziende di primaria importanza, ma molti di più avrebbero partecipato molto volentieri, quindi questa è in qualche modo una premessa per nuove edizioni e lo sviluppo ulteriore di queste iniziative. E poi ci sono tante attività che stanno partendo, anche di sostegno all'imprenditorialità da parte delle imprese, no? Con le ricadute positive dei laboratori di ricerca. Ci sono attività di incubazione di nuove aziende, quindi la scuola si sta muovendo, mi sembra, in modo molto intenso in questa prospettiva. Servono occasioni come questa? Certo, occasioni come questa possono migliorare il rapporto degli allievi con la scuola, e è un'occasione eccezionale per il lavoro e una grandissima opportunità sia per gli studenti che per la scuola. Sono occasioni utili, importanti. Sì, perché ti fanno incontrare con tutte le aziende in una sola giornata, è un'esperienza che serve per questo mondo del lavoro adesso. Sempre più difficile. Sì, sì. Occasione che ti permette di conoscere meglio il mondo aziendale e quindi ti dà l'opportunità di entrare in contatto con aziende importanti, che ai giorni d'oggi insomma non è una cosa banale, insomma. Prima dell'incontro con le aziende, i giovani ascoltano anche i consigli dell'amministratore delegato e dei collaboratori della società Egon Zehnder, leader nel mondo nella ricerca di manager di alto livello. Con questa società la scuola sigla un accordo. È una partnership, sono professionisti del placement di qualità, del placement di alto livello. Noi riteniamo di poter offrire loro un vivaio di giovani talenti a disposizione delle imprese italiane. Egon Zehnder ci consentirà di imparare anche noi a fare del placement di qualità. Di cosa hanno veramente bisogno oggi le aziende? Le aziende oggi hanno bisogno di capire che il futuro non è più scritto nella carta, non è più scritto nella pietra, che il futuro diventa complicato in un mondo sempre più liquido, direi, dove i confini sono sempre più complicati. Quindi hanno bisogno di persone che hanno la capacità di saper leggere in questo mondo sempre più complesso quali sono le priorità e quali sono le vere sfide. Quindi non più soltanto competenze tecniche o funzionali, ma anche grande capacità di agire nell'incertezza e di riuscire a vedere l'incertezza. Quali sono i cambiamenti più grandi che ha registrato con la sua esperienza in questi ultimi anni? Ma il cambiamento, se vogliamo, più grande che noi abbiamo visto è nella capacità che le aziende hanno e che il mondo imprenditoriale in generale ha, nella capacità e nella necessità che ha di rinnovarsi. Solo le aziende e le organizzazioni che sono riuscite a rinnovarsi e a innovare sono sopravvissute e sono cresciute.
quelle che hanno perso un po' di tempo probabilmente hanno visto un treno che si sta allontanando, che fanno fatica a prendere. La crisi, nota qualche osservatore, può essere anche un'opportunità, ma è davvero così? Io penso di sì, penso che questa crisi possa essere davvero un'opportunità anche per studenti di scuole come questa, che è una scuola straordinaria con un grande passato, ma con un grandissimo presente e secondo me con un luminosissimo futuro. Cosa chiedete loro? Chiediamo alla scuola, chiediamo agli studenti di aprirsi, di avere una visione laterale che non sia soltanto quella specifica, tecnica o funzionale, ma che sia una visione sempre più a 360 gradi, dove conta sempre meno, continua a contare, il quoziente intellettivo, ma conta sempre di più il quoziente emozionale. L'intelligenza emozionale è probabilmente la capacità che serve alle aziende nel futuro. Facciamo un giro tra i banchi delle aziende, ecco cosa cercano, per esempio Thales Italia, Valagro, General Electric. Ma, sicuramente abbiamo vari profili di utilizzo di studenti laureati in azienda, per cui dagli stage prelaurea alle tesi e poi alle assunzioni vere e proprie, quindi l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in vari settori, dal settore finanziario al settore legale, alla parte più tecnica, per cui la nostra azienda è un'azienda di ingegneria, per cui di fatto cerca gli ingegneri, ma non è che cerca, non è importante la competenza specifica. Certo, alla fine andiamo a indirizzarci su settori che più sono legati alla nostra attività, ma è importante scegliere persone che nell'ambito della loro carriera universitaria abbiano sviluppato soprattutto competenze e nella gestione diciamo delle attività, nel saper risolvere un problema, nell'affrontare, quindi la forma mentale che gli permetta poi di affrontare problemi complessi, perché poi le competenze specifiche ovviamente si possono sviluppare direttamente nel mondo del lavoro. Normalmente noi cerchiamo profili tecnici, scientifici, quindi che possono essere persone provenienti da lauree in biologia, chimica, biotecnologie, scienze agrarie, piuttosto che profili di tipo economico, che possono avere possibilità in ambito marketing, sales, all'interno di quella che è la nostra azienda. Sono importanti occasioni così? Assolutamente sì, ci permettono di entrare direttamente in comunicazione con gli studenti, con laureandi, laureati e dottorandi che possono intraprendere un percorso di tirocinio all'interno dell'azienda e crescere all'interno del nostro contesto aziendale. Noi siamo aperti a tanti profili, ovviamente abbiamo tanti business in Italia che vanno dall'healthcare, oil and gas su Firenze, capital, energy management, power and water e aviation. Come differenziazione di business, quindi cerchiamo anche tanti profili differenti. Il consiglio che noi diamo sempre ai ragazzi o anche altri tipi di profili di applicare a posizioni sul sito che ritengono in linea con il loro percorso di studi. Se si parla di oil and gas, per esempio, ovviamente l'ambito ingegneria è molto sentito, però siamo aperti a tanti altri profili perché insomma è un'azienda multinazionale presente tanto sul territorio italiano. Alessandro qui ha fatto il suo primo colloquio, tra virgolette, di lavoro. Com'è andata? Sei soddisfatto? Ma sì, soddisfatto. Questo è un bel evento. Mi servirà, sì, mi hanno lasciato contatti, mi hanno comunque... anche loro hanno ottenuto nota del mio curriculum, quindi sono soddisfatto, la giornata è iniziata bene. E sono rimasto molto contento, ho incontrato persone molto alla mano che sono riusciti a trasmettermi la loro esperienza. Silvio esce molto soddisfatto da questo colloquio. Sì, è vero, ho avuto modo di confrontarmi con una realtà che non conoscevo e che mi ha saputo affascinare, mi ha fatto capire anche quali sono in aziende magari non su tutti i giornali, ma comunque con grande potenziale le possibilità per un studente. Claudio è un ex allievo di questa scuola, adesso incontra gli allievi di oggi per trasmettere esperienze, sensazioni. Per trasmettere la mia esperienza, per dare una mano alle persone, agli allievi della mia scuola a trovare un loro posto nel mondo del lavoro o nel mondo dell'università. Tu cosa fai adesso e cosa ti è servito di più di quello che hai fatto anche qui dentro? Io sono analog designer,
in un'azienda di semiconduttori, siamo a Pavia, e l'esperienza collegiale del Sant'Anna mi è servita per allargare i miei orizzonti, per diciamo completare le mie competenze tecniche con una formazione a tutto tondo che vedo dà un valore aggiunto sul mondo del lavoro. La scuola continuerà ad organizzare iniziative come questa? Il successo di questa prima iniziativa suggerisce che sarà la prima di molte altre iniziative di questo tipo. Siamo quasi preoccupati del successo che ha avuto questa prima iniziativa, dovremo cercare di organizzare più eventi per poter accogliere in questa aula sempre più giovani, sempre più imprese e offrire quindi a entrambi più opportunità.